impiegato quindi per entrare in rete. Normalmente questi, tra virgolette, device di backbone che parlavamo prima, quindi device con prestazioni elevate e tutto il resto. In questo tutorial si vedrà come. Premessa, la presentazione sta a quello indirizzo, quindi la potete scaricare un po' dopo. No. E la prima cosa che facciamo è dobbiamo accedere a questa all'interfaccia di questa antenna. E come si fa? La troviamo sulla scatola, abbiamo già l'indirizzo IP a cui accedere. Non dobbiamo fare altro che usare la username e password che troviamo sulla scatola. Ogni scatola praticamente viene consegnata l'antenna con tutti i cavi, cavetti, e in più sopra troverete una numerazione, un username e una password. Perché? Perché praticamente questi device si configurano e si flashano completamente da web. Quindi basta accedere come accedereste su un normale indirizzo internet, quindi su invece scrivete www, scrivete la numerazione che è scritta qua sopra, quindi questi IP, e siete direttamente nel device. Normalmente per accedere al device, se il device standard è 192.168.1.20, voi con il vostro, con la vostra interfaccia LAN dovreste parlare a sua SAME, cioè praticamente dovreste impostare la vostra interfaccia Ethernet su 192.168.1.40.30, basta che non sia 20, ok? Con maschera 255.255.255.0, ok? Quindi si entra via web e si va. Quindi dopo aver fatto questi settaggi apriamo il nostro browser preferito e digitiamo appunto l'indirizzo per accedere all'apparato. Vabbè, usate il password, l'abbiamo già detto. E c'è scritto qua sopra OBNT, tutto scritto qua sopra, quindi non vi potete sbagliare. E una volta entrati abbiamo delle schede. La prima dove andiamo ad operare è la scheda system. In questa scheda dobbiamo far praticamente caricare il firmware all'antenna. E il firmware lo trovate sul wiki. Come facciamo? Alla fine di questa pagina, sì, scusami, alla fine di questa pagina la system, come dicevo prima, c'è appunto la sezione device maintenance, e qui controlliamo innanzitutto il firmware che è attualmente caricato. Ci possono essere device che hanno la 5.3, ma questo non è un problema, perché poi per ogni device c'è il proprio momento. E clicchiamo su update e da lì andiamo a scegliere appunto questo file che contiene punto bin, diciamo. Sì, il reperibile sul wiki, lo scaricate dal wiki. Bravo. Tramite il percorso di quel file e cliccate update. Quindi dite all'M5 di aggiornarsi su quel file di firmware, e lei automaticamente fa un controllo e vede la compatibilità del firmware. Se c'è qualcosa che non va ve lo dice lei, quindi non vi preoccupate, non sfasciate niente. Per far capire, forse non tutti sanno che cos'è un firmware. Il firmware è praticamente il sistema operativo che girerà su quell'antenna, quindi grazie a quel sistema operativo poi potrà fare tutte le operazioni che ha parlato Nino e che adesso insomma pagano loro. Però è il sistema operativo proprio, come Windows, come Linux, solo che viene installato sull'antenna. Quindi la prima operazione è quella di aggiornare questo sistema operativo. Perché? Perché poi sopra dovranno girarci dei programmi, tra cui il protocollo di routing OLSR, che di default, cioè se compriamo l'antenna, non c'è. Quindi va aggiornato. Per questo motivo bisogna fare quell'operazione. Perché è implementato nel nuovo firmware. Sorry. Ok, grazie. E a questo punto, una volta scelto il file che ci interessa, non facciamo altro che cliccare su upload, e questo appunto fa partire la procedura che aggiorna appunto il firmware su questo apparato. Okay, l'apparato praticamente si prende il firmware, si prende questo programma, questo firmware, lo verifica e va a scriverlo, quindi prima lo verifica, se non ci sono intoppi che non dice il firmware non va bene, quindi lo fa automaticamente, vedrete un progress che l'apparato si sta programmando, e da qui viene il flashare, no? Flash, quindi programmo, scrivo, ok? Perfetto, il firmware ovviamente è il 5.2 SDK per la M5 e 5.3 per la Grid, ok? SDK appunto dicevamo prima, perché è stato così, ok?
perché è stato praticamente aggiornato dai ragazzi che sono più in sala adesso poi. Non ci arrivano appunto col firmware aggiornato alla 5.3, mentre noi usiamo una che ha una versione 5.2. Sì, per stabilità, per varie cose che devono essere storia del firmware. Sì, succede così, le M5, almeno le ultime serie, arrivavano con firmware versione 5.2. Abbiamo riscontrato che molte sulle 5.2 non c'erano problemi, scrivere il firmware. Sulle grid invece, da standard, dall'Ubiquiti arriva il 5.3 e il device in determinate situazioni, quindi su determinati numeri di serie di grid, quando andavi a fargli apprendere il firmware, lui ti diceva no, il firmware che c'è dentro è più aggiornato rispetto a quello che ci stai mettendo, quindi non puoi metterlo, ok? In questo caso la procedura è un po' più lunga, non la facciamo vedere, però potreste rincontrarvi in questo tipo di problema. E per dettagli tecnici comunque si era sempre il giovedì sera. C'è sempre il giovedì sera, bisogna fare praticamente un downgrade, bisogna tornare indietro del firmware con un'altra procedura, onda web, e rimettere dentro quello, ok? Quindi l'idea. Puoi andare avanti con il firmware ma non puoi tornare indietro, per tornare indietro c'è un altro tipo di procedura, ok? Però è raro che vi incappate in questo problema, cioè è molto raro. Però è importante, insomma. Allora, a questo punto dobbiamo prendere invece un file di configurazione che è stato già creato per un altro apparato e lo dobbiamo inserire nella macchina, questo dell'apparato sempre. Ci facilita tutte quelle che sono le impostazioni successive e in questo caso noi abbiamo sempre sul wiki questo file che si chiama appunto, cioè questa numerazione particolare. Se voi ci fate caso questo è un IP e abbiamo scelto questo IP perché è impossibile sbagliare, dividere 3x3 mettendo i punti 192.168.177.157.0 è questo è l'IP che ci servirà per, una volta inserito questo file di configurazione nell'apparato, per rientrare nella macchina, perché quando voi cambiate il punto IP poi perdete il contatto, vi tagliate fuori dal device praticamente. Quindi praticamente questo file dove viene? Questo file viene da un M5 già pronta in cui è stato fatto il backup di tutta la configurazione, quindi già settata, esportato e tenuto lì, quindi è un file.config. Allora, dopo fatto il flash, che diciamo? Andiamo sul config, adesso facciamo vedere come si fa, e diciamo piglia di sto file. Perché abbiamo ricordato il file con l'IP? Perché una volta fatto questo lavoro, la M5 avrà indirizzo IP 192.168.177.150, ma se noi rimaniamo sul 192.168.120 ci tagliamo fuori, quindi rientreremo a cambiarci la numerazione IP anche della scheda per poterci entrare. Quindi ci metteremo su 192, 168, 177, 200, ok? E rientriamo dentro, vai! Questo l'abbiamo detto. Quindi siamo ritornati adesso sempre tramite il browser nella pagina dell'iOS. Non andiamo più in sistema, andiamo nella scheda di wireless e andiamo ad impostare alcune cose. Innanzitutto dobbiamo sapere, ma questo poi lo sappiamo in sede di pianificazione appunto del nodo, se l'antenna, l'apparato che stiamo configurando sarà una station oppure un access point, e quindi dobbiamo però specificare appunto in questa scheda. In questo caso abbiamo deciso che questa antenna sarà una station, perché evidentemente dovrà colloquiare appunto con un'altra antenna che sarà access point. Allora, la differenza tra i due è questa, è importante. Mm-hmm. Un access point può dare il servizio e può avere più station collegate a sé. L'access point è scannabile, quindi quando facciamo uno scan lo vediamo su quello che viene fuori. La station si piglia il servizio dell'access point e non può ripeterlo, è una foglia morta in una rete, ok? La stazione, mentre l'access point può essere visto e può dare servizio a tante station, ok? L'importante è questo capire. E qui si sceglie se l'access point, se il device deve fare da punto di accesso o deve essere la stazione stessa di un punto di accesso. È importante sta cosa, perché tutte le station non vengono scannate, sono foglie morte. Nonostante sono linkate, voi sugli scan non le vedrete mai.
né come SSD annunciato né come niente, ok? Posso interrompere solo per legarmi al discorso di prima e fare capire bene uno dei punti. Cioè io facevo riferimento al fatto del backbone, appunto è molto rigido come configurazione, proprio per questo fatto, nel senso che io spesso però sul nome di backbone più apparati, quindi ne avrò uno in modalità AP che consentirà a altre stazioni di collegarsi, è uno più station che si collegheranno ad altre B. Quindi nel momento in cui si decide di fare un nodo di backbone bisognerà pianificare insieme alla comunità il giovedì sera come configurare il proprio nodo e quello e quelli limitrofi perché siano compatibili. Okay. Un'altra impostazione da cambiare, anzi da non da cambiare, che troviamo in questa è il country code. Country code noi vediamo che è impostato a Uzbekistan per un semplice motivo, perché praticamente in quello stato le regole che disciplinano l'uso della banda e le potenze erogabili sono molto più liberi. Okay. E poi il campo di Codus Vegas ti consente di utilizzare una fascia più larga di canali dove poter fare link, perché magari alcune fasce dei canali sono piene di interferenza, quindi esci da sta scappatoia e fai il link. Ringraziamo a proposito Lucio per queste slide, perché che non è potuto stare qui con noi insomma, per problemi di salute. Adesso abbiamo il TX rate. Allora, questi apparati potrebbero benissimo andare a 300 megabit al secondo. Avremmo potuto usare questa modalità che spara al massimo, però abbiamo deciso, dopo aver fatto appunto test sul campo, di usare una velocità più bassa per due motivi. Uno perché innanzitutto quando queste antenne arrivano agli apparati di casa, comunque sia c'è un collo di bottiglia di 100 megabit che comunque non è superabile in nessun modo, se non cambiando tutti gli apparati. L'altro è che... Aspetta, il collo di bottiglia dov'è? È sulla porta proprio Ethernet, perché praticamente... Sui computer di casa, sui switch... Quando arrivo in radio si sposta stretto 100 megabit, ma il collo di bottiglia è della porta che più di 100 non ci va. Quindi comunque posso lasciare 100 megabit. Facciamo 180, abbiamo dato il compromesso. E l'altro punto, appunto, l'altro motivo è perché a 180 abbiamo visto che saranno meno performanti, ma sicuramente sono più stabili i collegamenti. E quindi alla fine danno un throughput maggiore. Sì, praticamente è un throughput continuo e stabile e lei non prova mai ad andare a 300, perché che succede? Quando tu gli dici vai a 300, lei prova sempre ad andare a cannone. 300, delle volte questo suo provare ad andare a cannone deteriora il costo del link, è quello che dicevamo prima dell'uno. Perché perde tempo, perché non ha tempo. Provando ad andare a negoziare questi 300, lei deteriora praticamente il passaggio dei pacchetti e OLSR invece di costare 1, che è la costante giusta, comincia a sbalzare. Allora, a 180 abbiamo visto che lei si rimane comunque a 180 fissi e il link non si deteriora, rimane comunque il costo dei pacchetti è sempre 1. Ok? Questo provando sul campo siamo giunti a soluzione. Questo è il channel width. Non dobbiamo lasciare, queste... Sì, praticamente il channel width è la larghezza del canale con il quale viene trasmesso dall'access point il collegamento. Sì, da banda radio. Sull'access point, è l'access point che decide quanto la station si deve linkare e quanta larghezza si deve linkare, perché già l'access point viene preparato e preimpostato per il link da seguire. Quindi lei, la station, vedrà in automatico se sta trasmettendo una larghezza di canale di 20 o 40 MHz. Ok? E sulle station non si setta mai il canale, perché è l'access point che è il comandante di tutto e urla alla station sul canale si deve settare. Ok? Questo è l'importante. Ma siamo arrivati praticamente alla fine della scheda. Sì. Della prima scheda. Alla fine di ogni scheda, non solo della prima scheda,
dobbiamo fare change e apply per un semplice motivo, perché ogni cambiamento che si fa all'interno di ogni singola scheda va fissato prima di passare alla scheda successiva, altrimenti penna per tutte le modifiche fatte. Quindi ogni scheda avrà il suo finito di configurare ogni scheda, quindi system, alla fine di scheda, change apply. Adesso cambiamo scheda, andiamo nella scheda network. Qui andiamo praticamente a specificare quelli che sono gli indirizzi che servono per collocare le varie tra l'apparato e il resto del resto della rete. Dicevamo, la rete di Linux utilizza gli indirizzi 172.16.0.0, cioè tutto quello che c'è sotto, e questo va scelto e va personalizzato per ogni apparato. La parte diciamo 172.16 è fisso per tutti. Ora dobbiamo, a seconda dell'apparato, dove sarà posizionato topologicamente, quindi sul territorio, e scegliere questi due. Sì, praticamente per una questione di coerenza, coerenza e gestibilità, per evitare doppi apparati che hanno lo stesso indirizzo in rete, quindi loop di rete che diventa un disastro, si è deciso praticamente di lasciarle così. Dalla terza cifra in poi di mettere il cap dove è allocato. Quindi se il cap starà a Prenestina ci avrà 176, 177, quindi io ce l'ho 172, 16, 177 è quello che è. Quello che è, che vuol dire? Che Linux ha una pagina di gestione indirizzi per tenere la coerenza delle cose. Perché io come posso sapere se nella stessa zona c'è un apparato che già si è preso quell'indirizzo? Vado su gestione indirizzi e vedo nel mio cap il libero. Quindi ci avrò, se vedo che ci sono 6 apparati, ci avrò il settimo. E l'importante è tenere aggiornata questa pagina e attenersi a questa regola di buonsenso per evitare casini, perché due apparati con la stessa radio in una rete succedono disastri, ok? In questo caso stiamo configurando un apparato che andrà nella zona di Borghesiana e qui il cap è 133, ecco che abbiamo deciso 172.16 di fisso, 133. Poi siamo andati guardando appunto la lista degli indirizzi che è presente su non ce n'era nessuno, quindi abbiamo dato il numero 1. Se avessimo trovato qualcuno che era già l'1, gli avremmo dato il 2, semplicemente a scegliere. Un discorso di scalabilità. Ok. La subnet. Ecco, questo è un passo importante, perché ci abbiamo toppato praticamente tutti, vero Nino? Allora, è successo tante volte che cambiando i settaggi network, nonostante abbiamo messo la configurazione, la subnet mask della radio, che non è da, cioè la maschera di sottorete della radio, che non è da confondere con quella della LAN, è cambiata. Allora, la subnet della rete è la barra 24, quindi la 255, 255, 255, 0. La sub della radio deve essere sempre la barra 16, quindi 255, 255, 00. Delle volte ci siamo trovati, una volta che abbiamo messo l'IP, che la subnet della radio cambiava, ok? E non ce ne siamo accorti. Facendo questo, il link cominciava a dare problemi. Cioè i device si linkavano, ma non passava nessun pacchetto, perché stavano su due subnet diverse. Aspetta, volevo pensare forse bene questa cosa. Non so quante persone non hanno idea di cosa sia una netmask. Ok, cioè il significato di quella di quel numero 255255500 è un significato binario, cioè sarebbero solo 32 bit tutto il numero, entrambi sono entrambi i numeri sono trasformati in bit. Poi 255255 significa che i primi metà dei bit sono da considerare hanno il significato di una rete. E la seconda parte può significare tutto il resto. Quindi praticamente se si sbagliano due nodi non hanno, si sbagliano due nodi non hanno la stessa maschera, netmask,
non sanno di non appartenere alla stessa rete e quindi potrebbero non parlare tra loro. Quindi nonostante l'IP potrebbe essere giusto, esatto, anche se l'IP è giusto, però quando ho sbagliato quello è come dici tu, appartiene a una rete diversa, per cui non sono in grado di parlare con altri apparati che invece hanno l'informazione corretta. Cioè sostanzialmente il numero di netmask dà significato al numero di sopra, cioè dice quel 7216 è la rete, quello che leggo dopo è l'indirizzo della macchina, cioè del singolo nodo. Guardo al gateway, abbiamo il gateway, cioè il gateway è quella numerazione con il quale lei riesce a uscire su internet, ok? In questo caso lasciamo vuoto perché è il protocollo che decide il link più affidabile, il punto più vicino dove instradarsi verso internet, ok? Quindi lasciamo proprio il campo vuoto. A questo punto dobbiamo configurare la parte LAN. Quindi la parte fisica del cavo. Prima si era presa la 192, 168, 177, 150 per fare il config, adesso decidiamo noi quella che dargli a seconda di quello che vogliamo in casa o abbiamo in casa. Ok? Vai. E quindi prendiamo sempre spunto dal codice del avviamento postale, sì, e usiamo 10 codice dell'avviamento postale 1-1. Oppure se ci sono altri apparati sempre dentro casa si può scegliere, sì, si può scegliere 1-2. L'ideale è questa, se no si può scegliere 192, sì, 192, 168, 133-1. Dipende che numerazione abbiamo in casa. Ok, vedete qui è diversa la maschera sotto, perché questa è dell'interfaccia LAN, mentre la radio è 255.255.0 e la tratta Ethernet, quindi fisica del cavo, sono due cose diverse. Vedi, abbiamo un 255 in più praticamente. Ok? Che è la NetMask Classic. La NetMask Classic la trovate in casa, penso pure Adele con questa maschera, no? Quando c'è il router che si prende. Vabbè, andiamo avanti. Siamo arrivati anche in questo caso alla fine di questa scheda, anche qui change apply, e non l'abbiamo forse detto prima, ogni volta che facciamo change e apply la macchina si riavvia. Riavviandosi noi perdiamo il contatto con la macchina, con l'apparato, e quindi dobbiamo reinserire dal browser l'indirizzo che adesso però sarà G1131. Quello che abbiamo settato. Cioè praticamente abbiamo cambiato l'interfaccia ogni qualvolta che andiamo in change apply, lei per rendere le effettive le modifiche le deve scrivere con la memoria, e per scrivere ha bisogno di fare un reboot, quindi di riavviarsi. Provate, si è riavviata, ricordate naturalmente che se prima avevamo un indirizzo IP, adesso gli abbiamo cambiato, quindi entreremo, invece scrivere l'indirizzo sul web metteremo 10.133.1.1, ok? Andiamo avanti. Ok, questa è un'altra cosa importante. Vado. Ok, probabilmente dentro l'Advanced Wireless Settings noi mettiamo la distanza fisica tra le due antenne, cioè tra l'access point e la station. E per sapere questa distanza basta che andate sul map server e ve la vedete lì. Una volta che conosciamo la distanza, teoricamente all'inizio si pensava che le distanze erano autosettanti, non è stato così, quindi è stato necessario rispolverare tutto quanto e risettare le distanze giuste su tutti i device. Quindi se io so che dal punto A al punto B ci sono 2,22 km, io dentro l'advance sono indietro, dentro l'advance wireless settings metterò 2,3. Ok? Sbagliare tra chilometri e miglia. Ok, 1,1 sono in miglia, a destra c'è i chilometri, quindi è importante. L'errore che ho fatto io, forse l'ho fatto spiegatore. Lui per esempio ha fatto un errore, si è confuso con i miglia e l'X si è deteriorato perché l'access point vedeva che la station era più distante e quindi il problema del passaggio dei pacchetti, quel costo 1 è aumentato perché dice non è possibile che io sono a 2 km e tu sei a 4. Quindi ci deve essere una coerenza tra le cose, no? Sennò una urla e l'altra sussurra, capito? In termini più specifici cosa setta? Praticamente setta, la CK timeout setta quanto tempo ci devono mettere i pacchetti per arrivare da una parte e tornare indietro, ok? In quanto tempo? Cioè in timeout praticamente.
Okay. Quindi è importante che le due abbiano lo stesso numero. Sì, oppure in caso. Anche se è un po' approssimativo. È semplice, cioè se questa è la P e questa è la station, ok, sono distanti un chilometro, io devo settare sulla P e sulla station un chilometro. Domanda, e se sullo stesso P sono settati più apparati più distanti? Può venire fuori? Ok. Alla P metterò la distanza maggiore di dove è l'apparato più remoto. Quindi questa P, questa è un chilometro, questi sono due, io metterò 2, 2, ma qui dovrà rimanere 1, ok? Le due station sono, questa è un chilometro, lui parlerà con la distanza più grande, ma parlerà naturalmente anche con questa, che a sua volta parlerà con lui. Quindi 2 chilometri, 2, 2, 1, ok? È importante sta cosa? Sì. Andiamo avanti. Ok, quindi una volta settata la distanza, sempre a 60 di terra, change apply, si ributta e passa dal secondo step, al penultimo step che è il service. Qui andiamo ad impostare appunto la location. Che cos'è? Questo praticamente ci serve per capire quando andiamo a fare della montazione quali sono gli apparati e dove stanno gli apparati, altrimenti non riusciamo, se mettiamo dei nomi di fantasia, a ricordarci che l'apparato tipo sta a via Pisa piuttosto che dall'altra parte della città. Perde molto più tempo a capire qual è l'apparato. Quindi come facciamo? Abbiamo scelto una convenzione, semplicemente l'AP e il station. Uno sta a via Raccuia, l'altro sta a via Rustica. Mettiamo che se questo lo mettiamo via Rustica, metteremo qui location Rustica Raccuia. Al contrario, se questa va montata via Raccuia, metteremo Raccuia Rustica, così che sappiamo su quale siamo a andare e dove stanno fisicamente gli apparati. Quindi ovviamente come primo nome mettiamo la sorgente, come secondo nome la destinazione del link. È chiaro? Adesso device name, questo è altrettanto importante. Sì, abbiamo detto che in questa rete di backbone usiamo principalmente tre tipi di apparati, le M-Grid, le AirGrid, le NanoStation M5 e le NanoStation 5. Abbiamo scelto delle sigle, quindi NanoStation M5 sarà M5, AirGrid AG e NanoStation 5 N5. Sarà questo l'identificativo che ci fa vedere appunto, cioè ci fa riconoscere quando facciamo uno scanning. Questo, cioè, questo praticamente è quando qualcuno si mette nell'area e annusa il link, quindi fa uno scan, si mette a annusare, questo è quello che viene fuori quando annusa, vedrà nel display dello scan M5 Raccuia Rustica. Chi sa questa cosa sa che sta scannando il device che sta a Raccuia. Basta annusare. Basta annusare e troverete. Cerca trova chi trova qui. Qualcuno vuole utilizzare un QRT come al posto delle M5? Ci abbiamo persone qui che possono farlo. Allora andiamo avanti. Il device name M5, perché? Perché stiamo scannando un device che è una NanoStation M5. Andiamo avanti. Ricordatevi sempre change apply, se no non uscite più. Allora, okay. Questa è l'ultima cosa. Questo è praticamente il device è pronto. Il device è pronto per essere montato, ma prima di essere montato bisogna infilarci dentro un file di configurazione, l'ultimo, che è quello che consente di configurare il file di OLSR, ok? Il file di OLSR è un file di test scritto in Unity. Sì. E quindi va assolutamente editato con, se siamo in Windows, Notepad++, oppure in Mac con TextWrangler o con qualunque altro editor se stiamo lavorando su Unix oppure su... è un file di testo che non può essere aperto con Windows, se sia Windows o WordPad, ok? Perché se si apre con WordPad e si salva, il file di testo se ne va a spasso. Sì. Si sconfigura. E quindi ci sono dei software tipo Notepad++ per Windows e TextWrangler per Mac. Per Linux, Klaus, che si usa? Tutto. VI. Okay. Anche questo file si trova su Wiki. Quindi andiamo avanti. Per qui,
Che cosa dobbiamo mettere su questo file prima di poterlo far digerire alla nostra specie? Dobbiamo mettere appunto, dobbiamo settare questo apparato che è l'NHMA4 che annuncia sulla rete la subnet specificata. Sto appunto con l'editor. Sì, mentre si apre questo editor, vi ricordate prima che abbiamo messo che praticamente la LAN fisica dell'M5 era 10.133.1.1, ok? Nell'HMA4 di questo file andiamo a determinare questo numero, cioè se io ho 10.133.1.1 nell'HMA4 dovrò settare che la NanoStation annuncerà che sotto alla 10.133.1.0. Se io avevo 192, 168, 177, 150, avrei messo 192, 168, 177, 0. Ok? È importante questo. Chi è che dice del subnet? Perché tutto? Perché il 0? Perché il 0 identifica in quel caso tutta la rete. Cioè, non solo. Allora, come diceva Nino prima, quella parte 255, 255, 255, che sarebbe la subnet master. Se noi la mettiamo sotto l'indirizzo IP, vediamo che tutta la parte 10, 133, 1. Quindi quella lì rimane fissa, quello che cambia è l'ultimo numero. Quindi tutta quella parte, lo 0 identifica invece tutta la rete, cioè tutti gli host che stanno in questa rete, tutti i computer che sono collegati a quella rete, che noi sappiamo, essendo quella subnet mask, va da 1 fino a 254. Quindi quel numero 0 alla fine può essere 1, 2, 3, 4 fino a 254. Quindi mentre nel momento in cui si va nella rete successiva diventa 2 quel numero lì invece di 1, il terzo tetto. E poi ci si ricomincerà da zero, e quella però è un'altra rete, quindi io sto dicendo in quel caso tutta la rete che va quindi dal numero 1 fino al 254 è sotto di me, cioè tutti gli host di quella rete la puoi raggiungere attraverso la mia antenna. Quindi io praticamente sotto quell'antenna potrei mettere fino a 254 computer, giusto? Sì, esatto. O device, qualsiasi cosa. Sì, sì, qualsiasi sì, sotto, cioè che viene sentita la portella. Che cos'è? Ok, ovviamente fatto, si è modificato questo file di configurazione, si va sull'OLSRD configuration che sta sotto la voce service e si butta dentro questo file, ovviamente vedi, scegli il documento, visita dove è questo file e si manda dentro, upload. Una volta avete fatto upload l'apparato si riavvia nuovamente, quindi comunque vedete che la configurazione è fatta di una serie di step che comunque comportano ogni step un riavvio. Ok? Quindi si riavvia l'apparato, andiamo avanti. Ok, vanno, prendete tutte, una volta che avete messo questo file di configurazione, al primo riavvio l'apparato lo tiene. Che succede? Se va via la corrente l'apparato si spegne, quando si ributta, se non viene fatto quest'ultimo passaggio l'apparato perde l'HNA4, quindi quando voi andate a vederlo, sotto l'HNA4 non ci sarà più 10.133.1.0, ci sarà niente, ci saranno tre asterischi, che vuol dire che lì si è perso. E quindi per fare questo lavoro, di scriverlo permanentemente, bisogna fare la permanent configuration, che è questa qua. Ovviamente tutte le modifiche sono scritte permanentemente nel device. Quindi si entra nel device in SSH. SSH che vuol dire? Noi abbiamo visto la parte web del device, adesso entriamo in SSH con Putty, che è un programma praticamente che serve per una shell, quindi per comunicare in maniera non diversa da web. Ok? Quindi si entra in SSH con Putty, un altro programma. Si mette l'indirizzo IP del device che sarà 10.133.1.1, username e password del device. Appena si è loggati nel device fisico, si lancia questo programma qui, che sarà config write permanent, quindi dici scriviti tutta la configurazione permanentemente nel device, non perderla mai. Fatto questo il device si è buttato l'ultima volta ed è pronto da montare. Quindi praticamente vedete che, cioè, la configurazione può sembrare difficile, può sembrare un disastro, ma relativamente semplice, perché una volta che viene fatta più volte ci giocate. Tutta la guida ve la trovate sul link. E comunque sono dei semplici passi che alla fine rendono semplice la realizzazione del link, perché c'è di peggio. Quindi avete visto che ci sono gli step in alto, quindi system, service, in system noi mettiamo il nome, in network mettiamo i parametri della rete, ok? In advance settiamo la distanza, vari step che alla fine c'è, cioè, un device pronto e dovete andare solo a montare. Domande? No, Maria. Senti, quando bisogna configurare la distanza tra due apparecchi,
Perché non configurare sempre la distanza massima? La distanza massima la configuri perché se no aumenteresti esponenzialmente il tempo di timeout. Tu con la distanza dici all'apparecchio, tu settando la massima distanza di 2 km di prima e settandogli quel timeout, se tu metti la massima distanza aumenti il timeout del pacchetto. Che succede? Aumentando il timeout del pacchetto vai a deteriorare la qualità del link che viene stabilito. Se a te ti servono 4 millisecondi e il massimo, settando la massima distanza, diventa 1,50, significa che quel 4-50 perdi 46 millisecondi a buffo, e quindi quel link magari c'ha 1.5 invece di averci 1.0. Come ricordavamo prima, la qualità del link è quella fondamentale, perché per esempio se parlare da me e lui costa 2, per esempio paradossalmente me la vedete fare un giro ampio che passa attraverso tutti voi per arrivare a lui molto più veloce. Non faccio la strada più diretta, ma faccio la strada più lunga perché è più veloce. E poi la qualità del link è fondamentale. Giorgio, mi sa che però è il contrario, secondo me perdi in performance ma guadagni in stabilità. No, perché no, sì, però il problema è che... dopo, però. Sì, vabbè, dai. L'SR è un protocollo molto, molto sopraffino. Cioè, quando non gli sta bene qualcosa che gli girano, lo vedo. Quindi tutte ste accortezze un po' per braccino corto, tutte ste accortezze servono appunto per evitare che lui alza i costi. Tu vedi tra due, cioè tra due apparati vedi che apparentemente le radio stanno a cannone, metti, sbagli la distanza, la metti anche 120-120 più, non succede niente, ma metti a cannone tutte e due e vedi che comincia a diventare un disastro. Cioè apparentemente le radio stanno bene, tu ci sono linkate a cannone, poi vedi che invece il costo del pacchetto, quindi lo SR link, è deteriorato perché comincia a salire 2, 3, 4, fino all'infinito. Quando dà infinito non passa più niente, nemmeno un ping. Giusto, là? Sì, perché l'SR non guarda la velocità dei link, ma guarda quanti pacchetti vengono persi. Capito? Quindi anche se io ne mando, supponiamo che ne mando tanti da una parte, ma ne perdo anche tanti, per l'SR va male. Nonostante invece magari la radio è linkata a bomba. La differenza tra le varie antenne che avete... L'M5. Allora, l'M5 vengono fatte, cioè sono state impiegate, almeno quello che è stato provato, sono state impiegate per rendere una cosa scalabile a breve raggio, perché hanno un'apertura di diffusione radio maggiore rispetto alla grid. La grid siamo sul direttivo, cioè la grid è una katana, una sciabola di katana che spara ed è talmente tanto precisa che soffre le maleviste, quindi praticamente se non ho la visuale ho problemi, ok? Il cambio della katana è molto rispettoso. Soffre se ho una grid in access point e associo station sulla grid in access point, quindi comunque punto punto. Quindi facendo il sopralluogo poi si decide in quel caso quale antenna montare, quale apparato che può dare performance migliore. È ideale per fare lunghe distanze. L'M5 è ideale per fare distanze brevi ma con aperture maggiori, quindi io posso avere un M5 settato in AP, come il caso che abbiamo sui supernote, avere 4 station associate, magari una che non sta proprio dritta, un'altra che sta laterale, magari il laterale con un'apertura di 400 metri, Brembo è così, giusto? C'è un M5 che guarda dritto, dritto ha un link in pieno, laterale 400 metri, un altro link che si va a aprire, e un altro a destra, ok? Mentre con la grid non potessi mai fare, perché la grid comunque l'ho detto, è una sciabola, è dritta. E la M5 è più avanti. Abbiamo indicato una cosa che non so se è chiaro. Allora, principalmente esistono due tipi di antenne, cioè le direzionali e le omnidirezionali. Cioè le omnidirezionali sono quelle che il segnale lo sparano a 360 gradi, mentre le direzionali sono quelle che sparano il segnale verso una direzione. Chiaramente la direzione può essere dritta, cioè una linea retta, oppure può essere leggermente aperta a livello proprio di gradi. Okay. Le M5 infatti hanno un'apertura angolare che è molto più alta, molto più ampia rispetto alle grid. Le grid è molto più direttiva, quindi tutta la potenza, viene, quando è direttiva, viene concentrata su quel singolo punto. Mentre quando ad esempio abbiamo una, quindi sono distanze più lunghe, una invece una omnidirezionale a distanze più brevi, proprio perché deve sparare la potenza su 360 gradi.
Ok, quindi questi tipi di antenne, la M5 è una, diciamo un'apertura angolare leggermente più ampia rispetto alla grid. La grid infatti ha quel fit, si chiama, dove concentra tutta la potenza. Quindi fa dei link molto più precisi e quindi anche molto più performanti e più lunghi. Ok? Avete previsto anche degli array? Array di antenne attualmente no, non sono stati previsti. Però se ne verrà fuori la necessità, perché no? Chiaramente ci stanno anche. La nostra intenzione era quella di mettere adesso momentaneamente un link a Rocca di Papa con un'antenna settoriale. In quel caso si utilizzerà poi un altro tipo di dispositivo. Noi utilizziamo quello di UB, quindi che è una Rocket M, dove poi sarà collegata questa antenna settoriale, che è un'antenna che ha appunto un'apertura angolare molto più ampia. Quindi se la metti in un punto di una montagna riesce a coprire una vastissima zona. Questa qui è un'antenna array. Questa qui sì, è un'antenna fatta da array. La differenza di fase delle correnti, l'indirizzo a fascia. Per quanto riguarda le velocità, no? Ci dite un attimo magari le velocità reali che fanno queste antenne? Cioè, ammesso un collegamento perfetto o un collegamento medio, alla fine uno a quanto scarica e a quanto carica? Chi è che risponde che c'è la possibilità di fare prove down upstream? Vai, io. No, allora, partendo dal presupposto che la rete che noi abbiamo, quella wireless, cioè tutto ciò che va su wireless, ha come limite, cioè in realtà non ha limite, è il limite, l'unico limite è quello dello standard, cioè quello che utilizziamo, quindi in genere sono 300 megabit. Chiaramente c'è un altro limite che è dovuto al fatto di quello che noi impostiamo poi, quei 150 famosi che abbiamo visto prima. Quindi noi abbiamo quel limite lì. Nella nostra... sul cavo proprio c'è un limite fisico, cioè il cavo che poi arriverà in casa non va oltre 100 megabit. Quindi se io faccio un trasferimento da casa mia utilizzando la rete wireless, cioè la rete Linux, verso un'altra casa, un altro utente, le velocità saranno sicuramente maggiori rispetto a quelle che avrò quando vado su internet, perché il limite poi su internet sarà quello della connessione ADSL, che ricordiamoci è asimmetrico. Quindi ho in download, ok, mi dicono 4 megabit, ma in realtà non sono 4 megabit. Notate già il fatto che noi parliamo di centinaia di megabit, l'operatore ti dà 2, 3, 4 megabit. In upload addirittura non arriviamo nemmeno a 1 megabit. Quindi noi se dobbiamo inviare un file avremo massimo 500k, quindi la metà del megabit. Quindi quando noi passiamo su internet avremo una velocità lentissima. Se noi facciamo tutto sulla rete abbiamo comunque delle altissime velocità. Allora i link punto punto, che sono quelli appunto fatti tra due antenne, in genere si va a finire sugli 80 megabit effettivi, circa 80 megabit riusciamo sia ad inviare che a ricevere, quindi è simmetrico. Chiaramente poi sotto ci sarà un piccolo diciamo degrado del segnale dovuto al fatto che fa il passaggio sul cavo, ma comunque le velocità sono queste più o meno, sugli 80 megabit, considerando appunto facendo un trasferimento solo sulla rete Linux. Quindi un trasferimento di un file ad esempio di 5 megabyte, attenzione perché non sono megabit, avverrà non in un secondo ma avverrà tipo in pochi secondi, ok? Quindi se io invece lo invio 4-5 mega sulla rete internet li impiegherò molti più minuti. Quindi la rete internet nostra, scusate, la rete internet sarà molto più lenta rispetto alla rete Linux. Quindi le velocità sono più o meno sui 80 megabit simmetrici. Come fate il test per vedere queste velocità? C'è un utility che c'è direttamente sull'iOS, sul sistema operativo dell'antenna. Si chiama lo speed test. Poi casomai forse non so se lo fate vedere. Dove ti dà la velocità in trasmissione e la velocità in ricezione, cioè che velocità tu riesci a trasmettere e che velocità tu riesci a ricevere. Ma da client c'è qualche sistema affidabile per i client? Sì, però ci sono delle applicazioni che tu puoi fare, cioè noi per esempio su Wiki trovi un'applicazione che ti serve per fare un'applicazione, si chiama test di banda. Però considerando, secondo me più affidabile è questo, tu ti basi principalmente su questo, che è la cosa migliore. Scusa Stefano, direi anche un'altra cosa, perché è vero che adesso momentaneamente stiamo ricevendo tramite la DSL, quindi il vero collo di bottiglia adesso per la rete è
la DSL dei vari operatori, che comunque sono distribuite, quindi sono più ADSL insieme in varie isole distribuite nella rete. L'obiettivo di fare peering in realtà è anche scalare su questo valore. Esatto, cioè sommarle. Cioè il peering poi quando momento in cui tu hai un accesso diretto ad internet, perché adesso avviene comunque avviene tutto tramite le ADSL, e con la peering poi avverrà un accesso diretto ad internet, quindi non lo fai tramite l'ADSL, ma lo fai direttamente attraverso l'operatore, cioè senza operatore, sei tu diretta, il Linux diretta che va, si affaccia su internet. Chiaramente in questo caso, cioè, come ho fatto vedere prima, dal punto di vista reale c'è un posto a Roma vicino a Termini dove c'è questo punto di interscambio, si chiama, cioè sì, un edificio dove tutti quanti si connettono. In questo edificio il nostro obiettivo sarebbe entrare là dentro in questo edificio e arrivare in qualche modo a fare peering in questo edificio direttamente o indirettamente passando su delle fibre ottiche, e quindi a velocità simmetrica sui 10, 100, sì, sì, a seconda dell'operatore che stiamo vedendo. Infatti su Unidata ci sarà un peering in Q6, come abbiamo visto, come si vede anche dal map server, ci sarà un peering in Q6 che sarà in Wi-Fi, mentre con Idea penso sia l'altra idea, sì, di fare un ping direttamente sopra al NAMEX e quindi di scendere direttamente con un cavo. Con un cavo di rete, questa è più o meno l'idea per scalare su questo valore che è poi il vero collo di bottiglia della rete. Sì, sì, l'unico collo di bottiglia per le velocità della rete sono naturalmente le ADSL. Se si riesce a superare questo collo di bottiglia, le velocità comunque sono naturalmente maggiori. Si raggiungono attraverso facendo sti peering con gli operatori. Ma in un modo. Attualmente quando si esce dalla rete, poi si esce da un unico gateway. Quello più vicino, allora questa chi dove uscire lo decide il protocollo di routing. E sceglie quello più vicino a te, o meglio, più veloce, quello più veloce. Sì. Sì, non puoi fare quello che vuoi fare tu, ovvero load balancing su due gateway. Infatti stavo dicendo prima. Per il problema del NAT, ovvero cioè, quando esci sulla DSL, tu esci con l'IP di chi ha la DSL. Ok, questi IP magari uno è di Telecom e uno è di Password, per farti capire. Ok. E se tu ti colleghi a Facebook, Facebook ti deve arrivare un pacchetto da Telecom e un pacchetto da Password e non capisce che appartengono tutte e due alla stessa connessione. Ok, quindi il problema è che si fa questa operazione di nascondere gli indirizzi interni con quelli finali sulle DSL. Con appunto i PQ6 questa cosa si potrebbe fare, cioè, perché avresti tutti gli indirizzi pubblici per tutti e quindi non avresti questo problema. Ed è ancora una volta il motivo per cui stiamo andando verso il peering. Si va verso il peering. Sempre questa la strada che stiamo seguendo. Comunque, per quanto riguarda il test, l'utility sta lì, si chiama proprio speed test. Probabilmente uno dei test che utilizziamo. Sì. No, non è il solo. Yeah.